Piobaldi, dietro di te c'è la sede dell'Accademia dei Virtuosi, siamo al Pantheon, di questa Accademia tu sei presidente e questa Accademia insieme a altre istituzioni nel mese di dicembre, qualche settimana fa, ha proposto una pubblicazione, una ricerca e alcuni propositi sulla figura di Raffaello Sanzio. Prima di tutto ti chiedo 2 minuti di raccontarci cos'è l'Accademia dei Virtuosi, perché non è una cosa che tutti conoscono, e poi di spiegarci cosa avete fatto, cosa si trova in questa pubblicazione e quali sono gli obiettivi che ha questa ricerca rispetto alla figura di Raffaello e al suo feretro che si trova proprio alle tue spalle, no? nel Pantheon. Dunque, l'Accademia dei Virtuosi nasce nel 1542, se non sbaglio, ed è la prima accademia, che si chiamava in un altro modo, si chiamava Congregazione, insomma, quella che poi adesso è l'Accademia, e riuniva insieme pittori, scultori e architetti, come si vede dallo stemma che sta qui. Ed è la prima volta che pittori, scultori e architetti, invece di partecipare a singole congregazioni, si uniscono. E poi hanno fatto parte di questa accademia i maggiori artisti di ogni tempo, e dico qualche nome: Zuccari, Baglione, Giacinto Brandi, e poi Piero da Cortona, Bernini, Borroni. Erano tutti accademici. Tutti accademici, passavano qua. E all'epoca invece le accademie erano verticali, nel senso che o erano di architetti o erano di pittori, esatto. Quindi è il primo esperimento trasversale. Però l'Accademia di San Luca si è aggregata a questa riunificazione e nel 1581, se non ricordo male, ha fatto un'operazione simile. Oggi i virtuosi hanno esteso il campo, oltre agli artisti delle tre arti principali, anche a musicisti, uomini di cinema e scrittori, di studiosi di belle arti. Questo recentemente? Questo nel 1995. No, in epoca più moderna. Diciamo. Moderna, sì, sì. E questo è quanto? Tu sei presidente da? Dal 2016 e sono in scadenza. E tra le varie cose che hai fatto come presidente c'è questo, hai seguito questo, l'ultima novità, insomma, questa ricerca su Raffaello. Esatto, il progetto è stato fatto in associazione tra 4 istituzioni. Oltre alla nostra c'è l'Università La Sapienza, che ha partecipato con il rettore, i Musei Vaticani hanno partecipato tramite la direttrice o direttore Barbara Iatta e l'Accademia delle Belle Arti di Roma. Abbiamo fatto questo gruppo e abbiamo lavorato studiando il problema della tomba di Raffaello da molti punti di vista. L'interdisciplinarità è uno degli elementi di spicco di questa pubblicazione. Ci sono contenuti storico-artistici, ovviamente, contenuti di ricerca storica e contenuti di ricerca biomedica. Ci sono esperti biomedici che hanno inquadrato la possibilità di riaprire la tomba, e anche c'è un esperto di restauro dei Musei Vaticani. Ora, la parte che è interessante è questa: la tomba di Raffaello fu aperta nel 1833, sempre dopo la Virtuosi, poi non è stata più aperta, ci sono state due grandi alluvioni. Quindi sono quasi 200 anni che non viene aperta, nel frattempo con allagamenti nel Pantheon. Qui sarà tutta scomposta, malmessa, eccetera. Per dichiarazione del restauratore dei Musei Vaticani, un'apertura si è fatta con le opportune cautele, con strumenti microinvasivi, con attenzione eccetera, può portare e porterà sicuramente a un miglioramento dello stato di conservazione dei resti e quindi a una ricomposizione di Raffaello in modo che possa durare altri 500 anni. Ipotizzando che non ci saranno altre, insomma, nel frattempo abbiamo costruito dei muraglioni del tempo. Muraglioni, infatti dal 70 non entra più acqua. E quindi noi proponiamo a tutte le autorità che possono decidere un'apertura per scopi biomedici, capire se Raffaello è morto, come dice Vasari, per febbri per troppo amore, no? Oppure se per caso non sia stato avvelenato, il che è presumibile, perché aveva molti nemici, era giovane, bello, ricco, molti chiedevano a lui contributi, il Papa... Tanta invidia, sicuramente tanta invidia, quindi può darsi che, e analizzando dei frammenti ossei senza distruggerli, si può capire forse, anzi è molto probabile, qual è stata la vita
gli usi, i costumi, le abitudini e le cause della morte. Quindi ci sarebbe un doppio beneficio, un doppio vantaggio, sia storico sia di conservazione, esatto, e di tutela del, dei resti. Queste sono le due finalità del volo. Bene, bocca al lupo e speriamo che questa cosa, grazie anche a voi, si faccia. Insomma, non so quali sono le reali possibilità, cosa prevedete da questo punto di vista? Dovremmo chi si deve muovere? Il ministro, i canonici del Pantheon. E poi i canonici del Pantheon, che è una chiesa come tale. Bene, grazie Piobaldi, buon lavoro. Grazie a te.